Ragazzuoli, ve l'ho detto che questo 2024 sarebbe stato incredibile. Continuiamo la serie Grax, ma Clash Mini. Che sta succedendo in questo game? Verrà droppato, aggiornamenti, hanno stravolto tutto. Buttiamoci dentro, vediamo quello che succede. Vi chiedo in cambio di lasciare un like, iscrivetevi e campanella perché vi aggiorno su tutto dicendo la mia, codice Grax in tutti quanti gli shop. E spero un giorno di vedere questo game droppato. Io lo spero tantissimo, non tanto per me quanto per le persone che ci stanno giocando da più di 2 anni, perché ha fatto, mi sembra, 2 anni di rilascio a novembre 2023. Siamo nel terzo anno di soft launch e ancora non si sa niente. Supercell, ma che stai facendo? Vorrei tantissimo entrare all'interno di tutti i meccanismi. Siamo comuni mortali e da comune mortale esprimo la mia. Codice Grax è qua che... Scusate, ma è cambiato tutto. Il passa... Scusate, il negozio a destra abituato a Clash Royale, che c'è sta lo shop a sinistra, qui sta a destra. Non credo ci sia il codice. Però già vedo GM, se può shoppare tutto. Le chiavi. Ma sta musichetta... Molto anime, fighissimo. Fragments, chi è sta roba? Facciamo una reazione a tutto quello che hanno droppato. Possiamo prendere della roba gratis? Primo box opening di Clash Mini del 2024. Ah, così. Ah, ok, erano 4 boh, pezzi di puzzle, I think, non so dove andarli a mettere. E questo qua è il negozio, qui ci sono le varie sezioni, perfetto. Qui i clan, e questa qua è la home. Ragazzi, perché stavo dicendo non lo spero, grazie mille per l'offerta, ammazza che skin spettacolare del moschettiere Call of Duty, wow, mi avete pure detto. Scusate, come posso vedere i mini tipo per modificare... La roba, ecco, no, queste sono le scacchiere e quelli sono i vari deck. Ma questo è quello che ho. Ah, giusto, fatemi cambiare da qui. Dovrebbero aver messo, questi sono quelli che ho. Dovrebbero aver messo il domatore. Poi un giorno faremo la reazione al domatore, dovrò sbloccarlo. E ok, tornando indietro, stavo dicendo con calma, perché lo spero per quelli che ci hanno giocato 2 anni e non per me? Perché appunto questo game è stato droppato ad agosto 2021. E dopo tutte le spese che ci avranno fatto i player che ci continuano a giocare ogni giorno, il tempo dedicato, se la Supercell lo va a chiudere, io penso che ci sarà un'insurrezione popolare. Veramente la gente coi forconi sotto la sede Supercell lo devono droppare per forza. E in questo video ne parleremo di come secondo me l'andranno a droppare. Ci ho fatto pure un video, pensavo lo droppassero il 2023, lo devono droppare nel 2024. Io lo spero tantissimo. Qui posso prendere delle monete. Non gioco da un botto, ragazzi, ma comunque ho delle missioni sbloccate. Ci stanno ste chiavette, ma a che servono? Qua, mini news. Comunque è fatto troppo bene. Mamma mia, che grafica pazzesca. Tutto 2D. All'inizio non apprezzavo questo stile. In realtà questo stile è molto nuovo e mi dà proprio la sensazione di nuovo game, mettendolo a confronto ai giochi che abbiamo sempre giocato tutti 3D. Questa alternanza 2D e 3D, cavolo, mi piace. La Supercell sta avanti. All'inizio mi puzzava un po'. Qui abbiamo delle missioni. Cavaletta, 10 euro per il pass, giusto? Mini pass, sì, che termina tra 13 giorni. Quindi anche qua ci sono i pass mensili. E... ah, non c'è più il distributore, bellissimo. Ci stanno questi ticket con codice a barre che ti va a dare le chiavi. Io non ho capito. Toy machine. Ma che è? Gioco d'azzardo, ragazzi. Scusate, me l'avvicino perché non sto capendo. Apri una volta con una chiave rainbow. 120 gemme. Una chiave rainbow? Ah, ma per prendere le skin! Apri 140 volte per ottenere Warthog Rider garantito. Me la fa vedere almeno la skin? Allora, sicuramente è meravigliosa. Cioè, questo veramente è un nuovo sistema per ottenere i cosmetici nei giochi Supercell. Non c'è mai stata una cosa così. Credo che esistano questi sistemi di apertura in altri giochi. Giochi MMO tipo Genshin Impact... Correggetemi se sbaglio, con le aperture dove voi mettete una determinata risorsa, fate le aperture con la speranza di ottenere quella roba lì. 140 volte per 120 gemme.
follia, ragazzi. Questa cosa non la sapevo. Però parliamo di cosmetici, quindi è roba abbastanza extra. E quelle pallette, è una roba giapponese, come le macchinette giapponesi che voi prendete le pallette. E anche qui ci sono diverse rarità di chiavi. Vabbè, se il gioco si sostiene sui cosmetici va benissimo, piuttosto che sul pay to win e così via. Collect. Praticamente se vi fate il set di skin è tutto basato sui cosmetici. E guarda quante skin. Ah, per ottenere quella ricompensa. L'obiettivo del gioco non è più scalare, ma è collezionare skin. Se abbiamo le skin, possiamo ottenere questi habitat, queste credo arene, e poi anche delle ricompense. Questa è quella robot con i set dei robot. Le skin si potranno ottenere tutte? Io credo di sì, considerando che Sensoft Launch ridaranno a tutti la possibilità di ottenere le skin nel momento in cui il gioco uscirà. Il gioco deve assolutamente uscire, perché non immagino cosa potrebbe succedere. Possiamo potenziare i mini con le monete in combo ai puzzle. Ok, finalmente ci siamo arrivati. Per una truppa normale, un mini normale, ah, vedete, c'è proprio il percorso per sbloccare tutte le abilità, le mod. Cosa sta succedendo? Me li sta dando in automatico? Io non sto cliccando nulla. E ti fa vedere tutte quante le skin che hanno rilasciato. Il gioco è molto avanti. Qui abbiamo... Ah, mi sta dando proprio delle ricompense in base a quante credo volte... Ah, no, perché già ce l'ho a livello 4. Di conseguenza ti dà... Non lo so, ragazzi. Boh, forse era il livello che avevo prima. Un nuovo sistema. Qui posso... Ho sbloccato qualcosa. Bello il mini pecca. Ho sbloccato un goblino. E il goblino che succede? Non è molto comprensibile. Scusatemi, regà, mi starete prendendo per scemo. Soprattutto quelli che giocano a Clash Mini staranno dicendo: Grax, ma che stai a fa? Che stai a di? Mi sta dando delle ok, no, questo lo posso potenziare. Devo andare su quelli che già li ho tipo esatto a livello. E qui mi va a dare automaticamente delle ricompense. Tipo il moschettiere ce l'ho l'1. C'ho qualcuno tipo a livello 4. C'ho il mago zappa a livello 2. Ah, questi sono gli altri mini che devo collezionare, perché ne sono usciti tantissimi. Mago zappa. Vabbè, ragazzuoli, io voglio andare a fare una partita, perché abbiamo visto praticamente tutto al momento per quanto riguarda la home. Gli avatar, le scacchiere bellissime, ci piacciono. I Rama, non ho capito bene che cosa sono, ma sono i set di skin. Come si gioca? Duello o Rumble? Io ho il mio vecchio stile di game. Sicuramente entro in partita. Grafica incredibile, ragazzi. Non si possono più spostare i mini. Attenzione, ma posso capire il livello dell'avversario? Siamo contro Covid-19? Cosa posso mettere? Ho 6 di Elisir. Posso piazzare il mio bellissimo peccone davanti. E era meglio... E vabbè. Ho sprecato 2 di Elisir che poi mi ritrovo. Ah, c'è il bocciatore. Pure qui mi becco il bocciatore. So counter. È counter su Clash Royale, ma lo becco pure qui. Ho tolto l'arciere. Tolgo il botching. C'è la Queen che penso possa letteralmente massacrarmi. Vediamo. Le devo dire? 1-0 per il Grax. Questo gioco deve uscire, raga. Deve uscire. Lo voglio vedere droppato. Voglio vedere che cosa combina. Io ho seguito tutti i drop, rilasci del giochi, Clash Royale, Brawl Stars. Voglio vedere un gioco Supercell. Nella mia vita, prima di morire, ci riuscirò. Signori di Supercell, fatemi capire. Ti fa vedere pure il target interessante. C'ho il lanciere che posso piazzare tipo qui perché... No, scusate. Ah, posso spostare solo l'eroe. Non posso spostare i minis. Figo, ok. Ci può stare come cosa. Oppure magari è proprio l'abilità della vampiressa che si può spostare. Non lo so, ragazzi. Vampiressa che fa danni, mago zappa che deve frizzare. Ok, devo togliere l'arciere. Ho tolto il bocciatore. Le devo dire, potrebbe essere tranquillamente un 2-0 per il Grax. Bello, mi piace. Round 3, match point. Sono innamorato di questa grafica. Ma posso zoomare? Ai tempi si poteva zoomare? No, non si può più zoomare. Quindi rimane così. Comunque abbastanza... Non ho capito. Può
posso potenziare l'eroe. Wow. Allora faccio il giro e c'ho pure l'arcerino che lo metto sulla Queen. Ma quanto è cambiato, ragazzi. Bono quel pecca. Bono quel pecca a destra. Tanto colpisco l'arciera, gli sto a fa male. E ok, tolgo l'arcerino. Un KO da parte della mia guardiana. 1v1 con la guardiana. Toglimela, Queen, ti prego. Oh. Oddio, il bocciatore. Vai. No, era andato giù. Quel pecca mi ha fatto male. 2-1. Di nuovo match point per me, potrebbe recuperarla. A questo punto io non posso sbloccare i miei mini, giusto? No. Ma posso o potenziare il peccone. Ah no, non posso più spostare l'eroe. Metto un bel mago qua, potenzio il mio pecca e metto il bis sull'arciere. Ok. E metto la manina per dare l'occhio all'avversario. Bella la cosa che possiamo andare veloci senza dover aspettare tutto quanto il tempo. È una partita di scacchi. Poi bisogna fare, diciamo, le considerazioni. Bono quel pecca. L'ho tolto, sì. Togli la Queen, please. La Queen, please. E qui gli ho fatto male, ragazzi. Dovrei avergli fatto molto male. Ok, in base a come piazziamo le nostre truppe, poi dopo ci dobbiamo muovere e fare le contromosse, predictando quello che andrà a fare l'avversario. Mi piace, mi piace. Ah, c'era pure... Wow, 492. Ho scavallato di lega. Scusate, c'ho 5 chiavi. Ci posso aprire qualcosa? Posso vedere come funziona la macchinetta toy? Con quali chiavi sto? Con le chiavi quelle scrausissime, quelle schifosissime. monete. Ah, posso pure lucrare pesantemente. Questa è ludopatia pura, ragazzi. E aprire tipo 10 volte insieme. Come su Stumble Guys. Uguale a Stumble Guys. Che è? Oh! La boccia viola! Il Grax Digger l'ho trovato. Ludopatia pura. Quello verde credo sia raro, comune, super raro, epico. Un altro! 20 pezzetti di puzzle. Ragazzuoli, questo è Clash Mini. Come ne usciamo? C'è sta pure il maialino che posso decorare. Credo che sia tipo costruire delle skin. Non ne ho idea. Posso... what? Ho preso della roba. Vabbè, sono tipo delle ricompense. C'è pure un regalino nei settings. Ah, devo collegare. Ti fanno collegare il Super Saiyan. Siamo molto vicini. Lingua, ovviamente. E hanno messo pure lo spagnolo. Di solito in soft c'è sempre solamente l'inglese. C'è lo spagnolo e credo il cinese. Ragazzi, io aspetto essenzialmente il drop. È vero, volevo farvi il discorso sul drop. Mi prendo una piccola parentesi velocissima. In teoria, i giochi, prima di essere rilasciati, dovrebbero avere un mesetto di pre-rilascio, di pre-registrazione. In quel mese devono combaciarci sicuramente la Clash Royale TV, il Brawl Talk e la Clash TV, Clash of Clans TV, in modo tale che poi tramite quei video spammano le pre-registrazioni e mandano l'attenzione, convogliano l'attenzione su Clash Mini. Secondo me i momenti ideali sono o questo qua di primavera, tipo marzo-aprile, prima dell'estate oppure autunno. Prima dell'estate lo vedo un po' difficile perché il gioco droppato sicuramente poi riscontra problemi con i server. Poi loro vanno in vacanza, non credo abbiano intenzione di lavorare in vacanza. Molto probabile primavera, autunno o Natale. Ma significa fare 3 anni di soft launch. Mi piacerebbe tantissimo vederlo in primavera. Staremo a vedere. Quando sapremo più roba, Grax tornerà. Io vi mando un bacione, fatemi sapere cosa ne pensate, like, iscrizione e campanella, e codici Grax ovunque. Devastato da questo Clash Mini, totalmente nuovo, non ci ho capito niente, sono sincero. Ciao!